Allora, siamo a Decomondo, a Rimini, sullo stand della Renault Trucks e con moltissimo piacere vi introduco il nuovo Trafic E-Tech, che è veramente in anteprima, devo dire mondiale, ce l'abbiamo noi qua in Italia. È un veicolo che verrà lanciato tra 2 settimane su di Trans. Noi siamo riusciti ad averlo qua, siamo veramente fieri, anche perché per noi è un veicolo che sarà un vero cavallino di battaglia quando si parla di transizione energetica. È un veicolo infatti che ha un'autonomia decisamente maggiorata, arriviamo a superare più di 300 km, quindi sicuramente un vero miglioramento, e ha anche un'altra ottima capacità, che la velocità è stata aumentata a 110 km all'ora. Quindi per esempio il corriere classico che va in centro città ma che anche deve fare un po' di superstrada, è un veicolo perfettamente adatto sia per capacità che per velocità e per autonomia. Quindi anteprima mondiale, fierissimi di averli qua sul nostro stand. Ci trasferiamo, andiamo a vedere un altro nostro veicolo, saliamo un po' di gamma. Siamo qui invece davanti al nostro D-Wide, un 18 tonnellate due assi, lo presentiamo in anteprima perché finalmente arriviamo con un veicolo che non cambia esteticamente, ma cambia perché abbiamo delle batterie decisamente migliorate. Quindi antecedentemente il veicolo aveva una capacità di 66 kWh, ad oggi passiamo a 94 kWh. Cosa vuol dire? Vuol dire che su un veicolo così, lo potete vedere passando al di là sul passo, che per fare la stessa autonomia della versione antecedente avevo bisogno di 4 batterie, quindi 600 kg in più, perché ogni pacco batterie fa più o meno 600 kg. Invece, volendo fare la stessa autonomia, tolgo la batteria, quindi mi costa meno e posso caricare di più, e mi permette di fare esattamente la stessa strada che facevo prima. Poi dipende sempre dall'autonomia, dal tipo di utilizzo. Per altri clienti invece, su cui l'autonomia era un fattore determinante, andiamo a aumentare l'autonomia almeno del 30%, e quindi si possono fare rotte o lavori di un altro tipo. Quindi sicuramente per noi una grossissima novità. Queste nuove batterie quindi sono valide sia sul D-Wide, quindi 16 tonnellate due assi, fino al 26 tonnellate tre assi. Per poi andare a presentarvi quindi la nostra regina sullo stand, anche se non c'è fisicamente, ma perché verrà lanciato in anteprima mondiale, quindi sarà possibile toccarlo con mano tra 2 settimane in Francia al Salone del Sol du Trans, il nostro TC elettrico. Quindi finalmente li avremo, sono dei veicoli che li aspettiamo da un po' di tempo, hanno quindi una portata fino a 44 tonnellate in elettrico, con un'autonomia fino a 300 km con una carica sola, con una carica intermedia fino a 500 km, quindi andiamo a rispondere alle esigenze del settore, diciamo, trasporto regionale, anche di una certa lunga distanza. E siamo orgogliosissimi anche perché esteticamente riprende il nostro nuovo logo, e sicuramente è un veicolo che molti clienti stanno aspettando, e a breve avremo la possibilità quindi di poterlo produrre sulla nostra catena di montaggio. Quindi non è più un prototipo ma un veicolo veramente di serie. Grazie dell'ascolto, a presto.